È uno strumento soggettivo, perché l'oggettività di uno strumento, ecco, è se la palla è dentro o se la palla è fuori, se uno fa rigore dentro o se uno fa rigore fuori, e quindi come nel tennis la pallina, quando c'è il falco, l'occhio di falco, si vede se è dentro o fuori. Pressione, quindi credo che personalmente noi bisogna pensare solamente a lavorare e fare il meglio possibile nelle difficoltà, perché nel calcio comunque ci sono tante cose imprevedibili, c'è l'imprevisto e quindi gestire l'imprevisto è importante. Però quello del VAR, gli arbitri sono bravi, fanno quello che devono fare, poi quando è soggettivo non ci può fare niente. Calma. No, 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 fermo, fermo. Allora, trovatemi un mio commento verso l'arbitro. Io ho solamente detto. Quello che ho detto stasera l'ho detto a Genova, l'ho detto 7 anni fa, l'ho detto 6 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa, l'ho detto sempre io. Il VAR è uno strumento soggettivo, finito. E qui questa è una roba inconfutabile, giusto? Lei ha preso una multa, quindi evidentemente l'arbitro non si è inventato nulla, no? Massa non si è inventato nulla dopo la partita a Genova, Magari, la sua protesta, credo, ho no? capito, ma questo non ci combina niente. Se no si cade una polemica che io non ho mai polemizzato sugli arbitri. Non ho mai accetto quello che gli abiti fanno, io ho solamente detto, l'ho detto e ripeto, 7 anni fa, lo dirò anche fra 10 anni. Il VAR è soggettivo, perché mi deve in italiano l'oggettività di una cosa, vabbè, è una roba, oggettivo in Italia.